con Davide Saitta. Dopo 3 settimane di preparazione, qui a Molfetta, pronto per un altro campionato di A2. Sono approdato qui a Molfetta con tanta voglia di far bene. L'organico sembra ottimo, quindi abbiamo del materiale su cui lavorare. L'obiettivo di Saitta è quello di tornare fra i grandi. Ma piano piano, gattonando, gattonando ci si prova, perché comunque siamo in Serie A, comunque l'obiettivo è quello sempre di migliorarsi. E poi ciò che viene, non chiedo niente, vado per la mia strada. Hai avuto modo di seguire Molfetta l'anno scorso direttamente, eravate nello stesso campionato. Cosa ti aspetti da questa stagione, dall'ambiente, dalla società? Ah, come ho detto nella intervista di presentazione, mi aspetto tantissimo da questa stagione, in primis da me, dai ragazzi, dall'allenatore, dallo staff, dal pubblico che ho visto calorosissimo qui nelle nostre uscite qui a Molfetta. E quindi, ripeto, ci sono i presupposti per far bene, quindi dipende solo da noi come società, squadra, ragazzi, atleti, allenatore, far bene, ecco. Guardando i risultati del Molfetta della passata stagione, un po' tutti qui forse si aspettano che si faccia bene, anzi molto bene anche quest'anno. Questo è l'unico neo, cioè che sono stati abituati bene l'anno scorso e hanno fatto un grandissimo campionato, quindi onore a chi era qui. Noi comunque siamo qui consapevoli di quello che la città e la società ambiscono. Noi siamo comunque tutti ragazzi ambiziosi, proveremo a soddisfare le richieste della piazza. Prima esperienza per te in Puglia, cosa conosci di questa terra? Niente, so che esistono i trulli, i taralli. Per adesso sono con Giglio a casa che mi fa da mangiare. Sto diventando un cuoco anch'io.